Caterina Forelli, presidente provinciale dell'Avis di Vibo Valentia. L'Avis comunale qua a Tropea ha compiuto 20 anni di attività. Sì, un bellissimo traguardo. 5 luglio, 20 anni di Avis, 20 anni di associazionismo, ma soprattutto 20 anni di cultura della solidarietà. Una cultura della solidarietà che poi in modo molto pratico si è tradotta in una raccolta di quasi 6.000 sacche di sangue. 6.000 sacche di sangue sono tante per una realtà piccola come la nostra cittadina, che però raccoglie anche molti donatori del comprensorio. Beh, se voi pensate che una sacca di sangue può salvare 3 vite umane, moltiplicate 6.000 per 3 e insomma i numeri sono molto significativi. E poi un traguardo importante perché è una scusate. Non è l'emozione, è solo un po' di raucedine, perché quando abbiamo iniziato questo percorso ci avevano detto che il territorio non avrebbe risposto a questa domanda di cittadinanza attiva, di impegno, e invece i tropeani hanno risposto alla grande, anche perché abbiamo avuto anche alcuni anni in cui abbiamo raccolto circa 500 sacche di sangue all'anno. Abbiamo avuto fino a 350 donatori, purtroppo c'è stato dopo il Covid un leggero calo, ma questo non ci spaventa, anzi ci spinge proprio a cercare di sensibilizzare ancora di più tutti quelli che sanno che quella sacca di sangue che non si fabbrica in laboratorio, questa è una cosa fondamentale, la gente lo deve sapere. Quando si aprono le sale operatorie, se non c'è una sacca di sangue non si opera. Tante persone, ne dico una per tutte, la talassemia. Bene, se non fosse per quelle sacche di sangue, queste persone non potrebbero fare una vita regolare. E quindi per noi è motivo di orgoglio sapere di contribuire a questo risultato, a questo obiettivo. E poi io lo dico sempre perché è un po' il nostro motto: fare bene agli altri fa bene a noi stessi, perché impegnarsi, fare comunità e farla soprattutto su un tema che è fondamentale, che è quello della solidarietà, aiuta a crescere i cittadini, aiuta a crescere la cittadinanza, aiuta a crescere la conoscenza, aiuta un territorio che in questo momento non ha neanche un centro trasfusionale. In questo momento è un momento lungo, perché sono passati 7 anni dal 2017. E quindi nel nostro territorio non si può ancora raccogliere plasma. Però una cosa la voglio dire, l'Avis provinciale in tutto questo è impegnata nell'acquisto di una sede, abbiamo quasi perfezionato l'acquisto nel centro commerciale Le Cicale, tra qualche mese apriremo la casa del donatore, dove finalmente potremmo dare la possibilità ai tanti cittadini che ce lo chiedono di raccogliere questa preziosa risorsa. Anche perché il plasma serve per la produzione di farmaci emoderivati che tantissime persone hanno bisogno e della quale purtroppo non solo in Calabria ma neanche in Italia c'è l'autosufficienza. E quindi un traguardo che speriamo veda in futuro altri traguardi. Viva l'Avis di Tropea! E anche perché, lo dico con una punta anche di orgoglio, io sono stata presidente della Comunale di Tropea dal 2007 per 10 anni, quindi ho contribuito insieme a tutti quelli del consiglio direttivo proprio alla crescita di questa associazione, e lo dico con orgoglio perché è un'associazione che continua e che cresce, non come tantissime associazioni che nascono per essere utili a qualcuno. Noi invece lo facciamo perché sappiamo di essere utili a chi ne ha bisogno.